Paola Nasti gioca sull'orlo delle cose. Le cose appaiono come illuminazioni improvvise nel libro degli affetti e delle restituzioni, misteriosi correlativi oggettivi di una dimensione più astratta e più interiore. Anche al centro della psicanalisi di Jacques Lacan sta una cosa, anzi, la cosa, la chose. O meglio, per dirla con lui, das Ding. Il termine è freudiano, ma Lacan sa bene di giocare con una cosa ben più nota nella storia della filosofia. Das Ding an sich, la cosa in sé, di kantiana memoria, caratterizzata dalla sua intrinseca inconoscibilità, insomma il noumeno, contrapposta al fenomeno, ovvero ciò che appare e si può conoscere. Questa cosa che si trova al centro dell'essere di ciascuno di noi è infatti per Lacan un'assenza, un buco, qualcosa che non può mai essere conosciuto e quindi raggiunto né nel rapporto autoriflessivo con sé e neppure nel corso di un'analisi. Ma si tratta di un buco costitutivo, perché causa lo squilibrio fondamentale che ci tiene vivi, desideranti, in continua tensione verso qualcosa che, volta per volta, proviamo temporaneamente a mettere al suo posto. Forse programmaticamente, forse inconsapevolmente, ma comunque in modo rivelatorio, il libro di Paola Nasti inizia così. Un blocco di creta, di poco più grande di un pugno, scavi il centro col dito, tornio di carne, fingere la forma attorno al vuoto. E poi prosegue poco sotto. Il vasaio finge il vuoto, lo contorna di parole, adorna spazi di fregi e di colori, tutto quello che scrive non intacca mai il centro. Sono le prime due restituzioni. Inizialmente è la materia medesima a prendere forma attorno al vuoto, definendo la forma, fingendola. Poi è la parola a fare lo stesso, come se fosse un altro tipo di materia. La parola qui è certamente quella della poesia, ma è anche quella degli affetti, quella dell'io, quel moi, che Lacan definisce una costruzione, una sovrastruttura, una finzione, per quanto indispensabile. Evocato vagamente in questa sede, l'io è destinato a non tornare in tutti i versi che seguono, dove dominano gli infinitivi, le seconde e terze persone, e al massimo qualche prima plurale. Nei pochissimi versi in cui l'io si manifesta come persona grammaticale, non fa che accostarsi alle cose. È insomma un io dinamico, forse percettivo, senza dignità psicologica, senza interiorità, perché sono sempre le cose a dominare il campo e le relazioni tra loro. D'altra parte, lo stesso approccio alle cose è sempre costruito, come in questi due primi componimenti, per improvvise illuminazioni, magari affastellate in sequenza, ma mai davvero sviluppate, mai contrastate con un'esplicita dinamica interiore. Si direbbe una realtà fredda, oggettuale, dove lo spirito non può mettere piede, perché qui non si manifesta mai nessuno spirito. E il mondo è fatto di queste fredde relazioni tra cose, di questi vuoti che in realtà né la materia né la parola possono intaccare. Ma questa freddezza sparge attorno una diffusa inquietudine. Questo vuoto di affetti chiede di essere riempito, mette in movimento tutto. E tutto come d'improvviso appare tiepido, caldo, vivo, ma senza che l'inquietudine si risolva e scompaia.
Sembra che Paola Nasti cerchi di ricostruire un'esperienza e un'emozione dell'attimo di fronte al mondo, senza pagar pegno all'io che la fa. Ricostruire e non necessariamente descrivere, metterci di fronte, magari. La poesia sembra volerci porre nella condizione di vivere, per quanto indirettamente, quella stessa esperienza e quell'emozione come se fossero un impatto reale, con tutta la sua eventuale parzialità, manchevolezza. Eppure, questa mancanza della reazione dell'io fa sì che a loro volta le cose, in questo modo evocate, ci appaiano metafore inevase, correlativi oggettivi di qualcosa che non è chiaro cosa sia. Eppure c'è, producendo una sorta di brivido, come quando, in quella situazione in cui non ci sentiamo affatto tranquilli, percepiamo d'improvviso una presenza, ma non riusciamo a metterla a fuoco, e il senso di pericolo cresce e non ci abbandona più. Tra cose concrete e cose astratte, queste restituzioni sono forse davvero solamente apparenti, nomi di qualcosa che si manifesta, ci balza incontro, ci colpisce, ci bisbiglia parole che non riusciamo a capire, ma capiamo che dovremmo. Forse parlano di affetti, forse parlano di me, dell'io, forse parlano del vuoto che ci dà forma. Si trovano sull'orlo di quel vuoto, e solo così, non cercando di descriverlo, che la poesia ne può parlare. Da Pripiat. Corpo morto di sera la creatura, si distende nel fresco della mente, poggia la guancia livida sulla pesca del sonno, si abbandona come se fosse niente, dilapidare piano il tessuto del giorno. Crede nello specchio un'altra immagine, confusa la pupilla. Non distingue vero da falso, colore da colore. Si innamora di sé, si immagina o si finge l'assenza di ogni altra creatura. L'immagine del sonno la conforta lungo l'arco del sole come fresca appendice d'inverno. Accede, oltrepassando la ferita, a distesi orizzonti, marine preistoriche. Arcadia prima del tempo, prima del giorno. Hai la chiave d'accesso per veri paradisi artificiali, quando vuoi o quando sopportare ti diventa impossibile. Puoi volgere lo sguardo in un altrove, tutto intessuto di parole mondo, e cedere d'un balzo la dimensione degli annegati, diventare innocente per miracolo di sguardo. La colpa scivola via, vestito stracciato degli stenti. Suoneria delle rondini, ogni nota un ago nella gelatina celeste, ripetizioni scalari, improvvisa acuzie di canto, gratuita presenza. Macina realtà come sassi. Sputa fuori mondi come se niente fosse da quel che resta delle scorie atomiche, senza più umani, solo animali radioattivi e piante al cesio. Tutto un proliferare sconfinato. Vittoria della preistoria. La creatura ci osserva dai margini del libro bene aperto. La pagina è margine di bosco. Le assicelle d'inchiostro sono fronde sonore. Lei si aggira, vigile, senza fare scrocchiare le parole. Gli interni entro cui si agita e langue sono colore puro, vetrate dappertutto. Le foglie si appoggiano e formano il mosaico del pavimento. Poggia i piedi, scalzi, si aggira con le braccia stese avanti e sente in lontananza il suo nome. Ripetuto nell'eco delle stanze semivuote, bottigline sui davanzali, dalla bocca cacciano fiori semplici, con le braccia distese non tocca nulla, solamente cammina. Non cade?
Non tocca, non ha male. La poesia è per me una cosa relativamente semplice, una percezione intensa della vita, del mondo, che qualche volta si concentra in un'immagine, in un suono. Forse scrivo poesie da quando ero bambina. Mi ricordo che da piccola scrivevo i titoli dei libri, non le storie. La poesia è per me qualcosa del genere. Il titolo, che qualche volta sa contenere il libro intero, e nello stesso tempo è più e oltre il libro. In alcuni racconti di Kafka si vede in azione e al massimo livello questo fare poetico, questo caricare di significato narrazioni talvolta microscopiche. E dalla prosa limpidissima di Kafka capiamo, una volta per tutte, la precarietà della distinzione tra prosa e poesia. Spesso mi tenta la relativa immusicalità della prosa. Nelle cronache dell'antiterra ho alternato, infatti, poesia e prosa. Sento di dover sfuggire dalla musicalità del verso che, d'altra parte, come le dame di San Vincenzo, diceva Montale, ritorna sempre a bussare, molestamente, e forse anche fortunatamente. È l'endecasillabo implicito della lingua italiana. Ma poi, perché sfuggire alla musicalità? Forse perché antepongo l'occhio all'orecchio, il vedere al ritmo del suono. La parola mi diventa immagine ancor prima che suono. O forse perché la cantabilità del verso la sento di troppo, pletorica. Restituire il mondo tramite l'immagine poetica non significa per me, d'altra parte, compiere un'operazione mimetica, riproduttiva, conformarsi al reale e ripeterlo. La poesia è una cronaca dell'antiterra, cioè di un mondo restituito e alterato dalla visione e nella visione, non trasceso e nemmeno fotografato. Incontro l'angelo, l'ultimo libro che ho scritto, è contenuto un piccolo poema intitolato Pripyat. Il riferimento è a un luogo reale, la foresta rossa di Chernobyl dopo la catastrofe nucleare. Mi serve parlare di questo luogo non perché sia esistito o come monito ecologista, non mi piace molto per la verità la poesia civica, ma perché è luogo dell'immaginario, luogo di perdita e di sperdimento, e insieme è evocazione di una situazione terrestra concretissima, di un dato di fatto brutale. A Pripyat l'umanità è stata un passo dalla fine. Allo stesso tempo, Pripyat è il luogo di un rifiorire della natura selvaggia, senza traccia dell'uomo, di una natura che ha escluso l'umano rendendosi inospitale e inaccessibile. È questo luogo inaccessibile che mi interessa, a cui indirizzo il passo quando scrivo. Adesso mi posso avvicinare come lo stalker alla zona, con parole che evocano una soglia e un inaccessibile. A questo luogo mi accosto, non cantando, ma in punta di piedi, quasi in silenzio, come ci si accosta al sacro.